Hey, ciao! Benvenuti a questo inglese facile. Io sono Sorella Cook, sono qui come una missionaria e io parlo l'inglese come madrelingua. Quindi oggi io voglio spiegare un po' di degli aggettivi e come noi usiamo questi aggettivi. In inglese, come ho detto prima, non ci sono le parole maschi né femminili. Quindi soltanto c'è un aggettivo per ogni cosa. E anche noi non facciamo che le parole plurali hanno un aggettivo plurale. Sempre l'aggettivo è uguale per le parole singolare e anche plurale. Anche noi mettiamo l'aggettivo prima della parola sempre. Quindi voi dite una casa grande, noi mai diremo a house big. Questo non ha senso. Sempre noi diciamo a big house. E come ho detto prima, con le parole plurale, noi non diciamo, voi dite le case grandi, noi non diciamo big houses. Questo non ha senso. È sempre big houses. L'aggettivo è sempre uguale. Se voi volete imparare di più di inglese, noi facciamo un gruppo di inglese gratis qui all'Aquila ogni martedì e giovedì sera dalle 19 fino alle 20 a Via Avezzano 11C. Alla prossima!